Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando del Consiglio Comunale aperto sul tema dei cattivi odori. Sentiamo allora com'è andata. Sono Cristina Del Tedesco, abito a Poggiola e sono un membro del comitato CASP, Comitato Aretino Stop Puzzo. Come cittadino sono delusa e amareggiata per la situazione che si è creata nel tempo a causa del puzzo. I cittadini hanno potuto portare nell'assise aretina il Consiglio Comunale di Arezzo il loro disagio. Da oltre 2 anni chi abita in numerose frazioni del comune di Arezzo racconta di dover convivere con il problema dei cattivi odori. Questi miasmi ci accompagnano nei vari momenti della giornata, ci sveglia al mattino, fa colazione con noi, ci accompagna al lavoro e ci attende al rientro, ci sveglia anche nel cuore della notte, ci fa correre a chiudere le finestre. Quest'odore fa bruciare la gola, lacrimare gli occhi e provoca nausea. Nel Consiglio Comunale aperto, il sindaco Alessandro Ghinelli e con lui la Giunta hanno deciso di non rispondere direttamente ai cittadini che hanno preso parola in tutto 16, ma di leggere un comunicato scritto dagli avvocati dell'ente. Il motivo è stata la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di circa una settimana fa. Non sono mancati momenti di tensione. L'odore dell'aria in uscita dai biofiltri deve essere inferiore a un determinato limite. Nel nostro caso 300 unità odorimetriche, uno dei limiti più restrittivi che potesse essere dato. Pagliaccio lo dice a qualcun altro! Più volte è venuto fuori dai vari interventi la possibile responsabilità del termovalorizzatore di San Zeno, in particolare per la gestione dei rifiuti organici. L'amministrazione comunale ha ricordato di aver avviato un'indagine olfattometrica, ma afferma Ghinelli l'impianto di AISA potrebbe non essere l'unica fonte. Per questo motivo l'amministrazione comunale, come previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente, del 28 giugno, ha commissionato ad un'azienda specializzata uno studio olfattometrico, di cui si è già parlato, che possa condurre alla individuazione della o delle fonti di cattivo odore, tenendo conto anche delle localizzazioni. Il Consiglio Comunale era stato richiesto dai gruppi di minoranza alle 18 circa, però in aula i consiglieri presenti erano solo 4, poi sono diventati 8, ma solo dopo una mezz'ora circa. Fortemente contestata la decisione del sindaco di non rispondere ai cittadini. Non è mica lesa maestà, sindaco presenta gli esposti, è normale, è il garante della salute pubblica di una città e dei cittadini che vedono lesa la propria salute fanno un esposto alla Procura della Repubblica. Lei si deve occupare del puzzo di Arezzo, perché lei è garante della salute pubblica di questa città. Sulla vicenda sarebbero in arrivo altri esposti. Sì, ci sono altri esposti in preparazione da parte di altri cittadini, abbiamo saputo, seguiti da altri avvocati, quindi ora non so di preciso quando lo presenteranno, ma lo stanno preparando. E noi stiamo raccogliendo altre firme per fare un'integrazione di firme. Abbiamo notato che dopo che i cittadini hanno saputo dell'esposto, molti ci hanno contattato per partecipare. Purtroppo molti hanno paura invece di firmare, temono ritorsioni, insomma, speriamo che non siamo in una situazione del genere. E siamo alla cronaca, infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, un uomo di 53 anni è rimasto ferito in un'azienda agricola, l'incidente si è verificato appunto nel campo agricolo e sul posto sono arrivati i sanitari dell'emergenza urgenza, è stato attivato anche il PISL dell'ASL, i cui operatori stanno ricostruendo l'accaduto, il ferito è stato trasportato con il Pegaso alle Scotte di Siena. Torniamo a parlare della vicenda Cheu e del sito Le Rose in questo servizio di Chiara Sadotti. Conclusa l'operazione di messa in sicurezza dell'impianto Le Rose di Bucine, finito al centro di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per lo smaltimento illecito del Cheu. Le analisi dei terreni avevano confermato, oltre alla presenza di sostanze inquinanti, tra cui il cromo derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli, anche boro, arsenico e cianuro, legati invece alle lavorazioni orafe. Sono stati coperti con dei teli ovviamente impermeabili ad hoc per questo tipo di lavorazioni. Il procedimento Le Rose è in confisca di primo grado, stiamo lavorando celermente con il Tribunale di Firenze per portare avanti la bonifica e la messa in sicurezza anche dell'area collinare che si trova al di sopra di questo impianto.
Nel sito valdarnese, finito sotto sequestro nel 2021, circa 25.000 le tonnellate di rifiuti. Sono dei rifiuti anche pericolosi, i rischi sono assolutamente mitigati perché non c'è pericolo di dilavamento e comunque c'è tutta un'attività di monitoraggio che viene fatta sulle acque di prima pioggia attraverso dei piezometri e delle vasche che sono state appositamente create dalla ditta che ha eseguito i lavori e che sono oggetto di monitoraggio sia da parte dell'amministrazione giudiziaria che da parte dell'ARPAT. Un'operazione propedeutica alla futura bonifica della zona. Le risorse non sono state sufficienti per la bonifica definitiva, anche perché, come sapete, il procedimento Le Rose ha al suo attivo 3 siti. Speriamo che la Regione metta a disposizione delle risorse per la rimozione definitiva e che magari possano contribuire anche altri soggetti che la Regione Toscana ha ritenuto corresponsabili nell'inquinamento. Telefonano gli aretini spacciandosi per operatori di Estra e propongono nuovi contratti. In realtà però sono dei truffatori. A mettere in allerta i propri utenti è proprio la stessa azienda che fornisce luce e gas, che con una nota spiega la delicata situazione. Alcuni nostri clienti, dice, hanno ricevuto diverse telefonate da parte di numeri di telefono non appartenenti proprio ad Estra, che affermano di rappresentare la nostra società e cercano di offrire telefonicamente variazioni contrattuali o addirittura nuovi contratti di fornitura. L'azienda ricorda che i numeri ufficiali di Estra sono pubblicati sul sito web aziendale, possono essere verificati e quindi potete segnalare, insomma, qualsiasi anomalia. Paura nella notte, un camionista ubriaco ha coltellato il suo collega, è successo lungo l'autosole. Ad allertare la Polizia di Stato sono state le grida dall'altro capo del telefono. Due uomini si stavano picchiando all'interno dell'area di servizio Arno lungo il tratto aretino della 1. Uno di questi brandiva anche un coltello. È successo ieri sera, sul posto due pattuglie, una di Pistoia e una di Arezzo, che si sono trovate davanti due uomini, entrambi camionisti, che si stavano affrontando a suon di calci e pugni. Uno di loro, visibilmente ubriaco, stava anche agitando il coltello. I poliziotti hanno cercato di attirare su di loro la sua attenzione per distoglierlo dal contendente già sanguinante, ma l'uomo, totalmente fuori controllo, si è scagliato con la lama in pugno contro gli agenti che per fermarlo sono stati costretti ad usare il cosiddetto tempo. Trasportato in ospedale, è risultato che l'uomo aveva un tasso alcolemico superiore di quasi 5 volte al limite previsto. L'altro invece è stato medicato dato che aveva riportato a causa di una coltellata una ferita ad un braccio. Dopo le cure è stato dimesso. L'aggressore infine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano. Trovato l'accordo sui servizi per l'emergenza urgenza tra Regione Toscana, Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, ovvero le associazioni di volontariato che, interfacciandosi con le centrali del 118 e dei servizi sociali, garantiscono il trasporto in ambulanza. L'intesa è arrivata dopo un confronto teso e lungo. Il patto avrà una durata triennale e porta a 104 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione per questi servizi. Scongiurato dunque lo sciopero che era stato messo in calendario per il prossimo 2 di ottobre da parte di tutte le Misericordie, sarebbe stata indubbiamente, insomma, una data storica. Siamo soddisfatti, dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, di questo accordo, in primo luogo per il suo valore politico, perché riconosce che le richieste di un incremento dei rimborsi spese che Misericordie, ANPAS e Croce Rossa avanzavano erano giuste, ma anche perché in questo modo ci riconoscono attori di un sistema. Una vicenda davvero curiosa successa oggi ad Arezzo nelle scorse ore, anzi per la verità. Dietro alla segnalazione di un cliente è scoppiato letteralmente un caso per una poesia riportata in una carta alimentare di una panetteria. Il servizio. Una poesia di Mussolini sulle buste del pane è successo ad Arezzo in una panetteria nei pressi del centro ed è scoppiata subito la polemica dopo la segnalazione di un cliente. No, allora mi dispiace perché non è nostro, non era mio interesse creare questa grande polemica, questi grandi discorsi.
Amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, la poesia termina proprio con la M, la firma di Mussolini. La scritta stampata si riferisce alla cosiddetta preghiera del pane, apparsa sul Popolo d'Italia nel 1928 e inquadrata nella Battaglia del Grano. Ma è lo stesso titolare a restare sbigottito dalle polemiche. Queste buste, dice, le ho trovate quando ho rilevato l'attività. Le abbiamo prese a seguito un fallimento e noi le abbiamo trovate, le buste stampate, abbiamo continuato a stamparle senza nessuno ci ha mai detto niente, ci ha mai detto guarda che quelle buste lì potreste concorrere a... Il titolare promette che non accadrà più e che non continuerà a stampare le buste. Non so pensare alle buste del pane, dai, via. Ora sarà che penso alle buste del pane. Sì, ora ci penserò. Ora ci dovrò pensare per forza perché le dovrò buttare via e prenderle bianche. Nuovo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico in Toscana, lo ha emesso la sala operativa della Protezione Civile Regionale che ha confermato appunto il codice per la giornata di domani. Per quello che riguarda la provincia di Arezzo è stata insomma inglobata appunto nel pericolo temporali. Anche a Castiglione Fiorentino celebra la giornata mondiale del cuore. Venerdì prossimo 29 settembre si susseguiranno iniziative volte a divulgare una corretta cultura della prevenzione dai rischi cardiaci. L'evento è stato organizzato dalla ASL Toscana Sud-Est in collaborazione con il Comune. Dalle 9 alle 14 in piazza Garibaldi verranno allestite postazioni mobili dove i cittadini potranno effettuare gratuitamente elettrocardiogramma, misurazione dei parametri vitali, misurazione del BMI e il test della glicemia. Rimaniamo in Valdichiana, in particolare ci spostiamo a Cortona per parlare della guida dedicata alla mostra su Luca Signorelli. È stato sempre un artista itinerante, ha avuto il suo cavallo, ha viaggiato spesso e distanze lunghe. Sappiamo le distanze anche da documenti, sappiamo che lui ha anche portato le sue opere in carrozza per portarle alle luoghi scelte. Ovviamente anche per gli affreschi e per alcune altre palle d'altare viaggiato per eseguire le opere in situ, sul posto. Dunque il viaggio per lui è stato fondamentale. Le mappe degli itinerari possibili sia a Cortona che sul territorio, una segnaletica apposita e tour specifici per evidenziare il lavoro peregrino e itinerante del pittore. Nasce così la guida in viaggio con Luca Signorelli nelle sue terre, realizzata nell'ambito delle iniziative per celebrare 500 anni dalla morte dell'artista, nato a Cortona nel 1441. Suggerire delle suggestioni per i turisti, per i visitatori, per i residenti, per andare appunto alla conoscenza dell'artista straordinario che è Luca Signorelli anche dopo che la mostra che celebra il 500enario della sua morte sarà terminata. Uno speciale itinerario che permetterà di godere appieno dell'opera pittorica signorelliana. La guida nasce come un taccuino di viaggio per ripercorrere le strade che Luca Signorelli ha calcato sul nostro territorio, quindi osservare i vicoli, i palazzi, i monumenti, ma anche i panorami che egli ha visto e che l'hanno portato a realizzare le opere che ancora molti musei pochi passi da qui insomma custodiscono. Sono 5 itinerari, oltre 40 opere schedate che raccontano l'attività di questo pittore nel territorio del centro Italia. Contenuti non solo utili per viaggiare alla scoperta del pittore, ma soluzioni scientificamente valide e nuove sulla figura di questo artista che è stato riscoperto. Un concorso per le scuole per promuovere la cultura della pace. Il progetto è promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Ministero dell'Istruzione. Gli studenti saranno invitati a riflettere sulle drammatiche conseguenze delle guerre di ieri e di oggi. Il concorso avrà come tema 1944-2024, quindi a 80 anni dalle stragi e le violenze sui civili in Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Inviterà i singoli alunni o le intere classi a presentare un proprio elaborato in forma grafica di video, disegno o scrittura entro il prossimo 30 di novembre. I migliori verranno proclamati poi e premiati in occasione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre il 1 febbraio del prossimo 2024.
L'ultima fatica letteraria di Calderone è arrivata anche ad Arezzo. Il servizio. Un personaggio che osserva la nostra società, ne vede tutte le magagne, tutte le forme violente e cerca di dare in qualche modo dei consigli, di dare delle indicazioni, delle dritte per poter risanare una società che effettivamente sta andando verso il baratro attraverso forme di follia e di violenza. Viene da un altro pianeta e osserva con distacco e in modo molto severo la realtà che incontra. È Nicola Calderone, nel suo ultimo libro Il Vangelo di un alieno, a portare in viaggio il lettore nel nostro presente. È un personaggio soprattutto che conosce molto bene la nostra classicità, il nostro mondo antico, il pensiero antico dei più grandi protagonisti sia della letteratura che della filosofia, e quindi basa il rinnovamento su questi concetti che appartengono al mondo classico, quindi al passato. Un passato che purtroppo la nostra società contemporanea ha completamente ignorato. Ma il protagonista, Prometeo, non è soltanto un testimone. Nel suo mandato ha anche il compito di impedire il declino definitivo e l'imbarbarimento della società civile. La nostra società si sta avviando verso un baratro veramente disastroso. Ecco, speriamo veramente che le istituzioni soprattutto reagiscano e cercano di dare delle indicazioni precise su come ravvedersi e su come proseguire sulla strada della normalità. Questo è il consiglio che dà questo alieno: ripristinare la normalità del modo di vivere. Dopo l'intitolazione del Museo della Vite e del Vino di Cigiano a Carlo Starnazzi, professore esperto di Leonardo, a lui dobbiamo gli studi sull'ipotesi di Ponte Buriano come sfondo della Monna Lisa. Domani si tornerà proprio a parlare appunto di questa figura importantissima per il nostro territorio, appunto per gli studi legati a Ponte Buriano. Infatti in programma alle 10:45 presso la ex scuola di Ponte Buriano, attuale centro visite, sede degli uffici della riserva naturale, un incontro che vedrà gli interventi del professor Claudio Santori. Parlerà proprio di Carlo Starnazzi, l'uomo, il docente, lo studioso e i molteplici riconoscimenti ricevuti. E poi l'architetto Massimo Ricci, Massimo esperto, come sappiamo, del Brunelleschi, che spesso si è espresso anche per la vicenda appunto di Ponte Buriano legata alla Gioconda. Il suo intervento verterà su tecnologia strutturale del Ponte Buriano ed analogie con il dipinto appunto di Leonardo. Il coordinamento sarà di Gualberto Gualdani. E adesso siamo invece a parlare di sport con il prossimo servizio, ovvero Mister Indiani, nella consueta conferenza stampa pre-partita contro l'Entella. Detto sarà insomma un impegno importante per Arezzo, una partita, dice, difficilissima ma comunque stimolante, e allora gli Amaranto andranno a caccia di questa impresa. Credo che continuo, ecco, il discorso che facevamo una settimana di un periodo che non è favorevole a noi. Andiamo sul campo di una squadra che potenzialmente almeno a singoli è a livello delle migliori, che gli sta andando male anche loro alla grande, perché stanno perdendo le partite incredibili, li stanno dominando e le stanno perdendo. In più c'è il campionato che sicuramente qualcosa da solo non farebbe niente, ma se la metti hai il valore che hanno, è chiaro che la partita sera difficile diventa difficilissima. Abbiamo già Tarrini in sintetico, anche se l'unica partita in cui abbiamo preso Rampi e forse magari era ripreso da quello, però da una parte ci gioca volentieri in sintetico, è difficile battere male. Sono stati tutti identici a due politici, no? Noi ci siamo allenati nella stessa identica maniera, consapevoli fino ad ora abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, consapevoli che abbiamo fatto 4 buone prestazioni, tutto sommato, e consapevoli i 4 punti sono, continuo a ripetere, il minimo di ciò che abbiamo fatto, e meritavamo molto, molto di più. Come dicevo prima, il calendario non è, ecco, se delle 25 invece di 3 pretendenti alla vittoria ce n'era meno, forse era meglio, e questa è un'altra di quelle, anche se è attardata in classifica, mi riallaccio a quello che dicevo prima. È difficilissima la partita, non c'è ombra di dubbio, è difficilissima, però anche se è difficilissima come quella di Pescara, è stimolata, stimola in maniera incredibile. E dalla parte, ecco, sono anche contento per rivedere se
contento che ci sia questa partita per rivedere se, come abbiamo fatto a Pescara e con la Realese, siamo in grado di competere alla pari alle squadre che sicuramente vanno in campionato di vertice. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.